Questa presentiamo un libro di Paolo Giannetta che è qui accanto a me, e il libro ha un titolo enigmatico in un certo senso, che è Il destino perfetto, e forse quello che ognuno di noi vorrebbe poi in realtà, no? È il sogno un po' di tutti gli uomini, di tutti gli esseri umani, esatto. Il libro è piaciuto subito alla casa editrice, non appena è stato letto, appena è stato diciamo, valutato, perché l'autore è stato capace di coniugare il tratteggio appunto dei personaggi, delle loro caratteristiche, dei loro stati d'animo e anche delle loro interrelazioni, quindi dei loro rapporti, quindi alcuni sono amorosi, altri invece sono magari di lavoro, quindi sono certe volte competitivi, esatto. Abbastanza, poi lo vedremo come, e con la narrazione, con eventi che sono appunto proprio per le caratteristiche dei personaggi, alcune volte drammatici e altre volte addirittura quasi idilliaci, perché uno, forse non il fil rouge, ma sicuramente una delle tematiche è anche l'amore, certo. L'amore e tutte le sue sfaccettature, e l'amore che porta il bene, che qualche volta però porta anche il male. Ecco, è un libro, lo dico poche volte questa cosa, però è veramente un libro che nel momento che lo inizi a leggere vorresti che non finisse mai, perché è talmente incalzante, le vicende si accavallano l'una sull'altra, i personaggi ti diventano quasi amici e quindi abbandonarlo ogni volta che lo chiudi ti dispiace e vorresti appunto che continuasse ancora. Perché avere il destino perfetto è un po' come leggere un film. Nel senso che i luoghi che tu descrivi con semplicità e naturalezza, io amo definirti proprio lo scrittore delle cose semplici, si materializzano questi luoghi davanti agli occhi del lettore mentre scorre le righe del testo. E i personaggi prendono vita, si ha quasi l'impressione di conoscerli, come se fossero persone comuni, la ragazza della porta accanto che vediamo tutti i giorni. Questa volta, in questo romanzo in particolare, hai deciso di ambientarlo in due luoghi che probabilmente a te sono molto cari. Vegliano, che è il paese che ha dato i natali alla tua Francesca, e Cerveteri. Alla mamma. Alla mamma. A mia suocera. Perché? Ma guarda, quando ho scritto, ricordo perfettamente, quando ho iniziato a scrivere Il destino perfetto, addirittura ho iniziato abbastanza tempo prima di scrivere La sentenza dei distacchi. Avevo cominciato a scrivere questo libro. Ero a Vigliano, stavo dentro il mio dilemma. Ho detto, devo raccontare questa storia, mi sono immaginato queste due persone che svolgono un lavoro abbastanza particolare, diciamo, cioè sono due persone che comunque per lavoro sono portate ad andare spesso fuori. Anzi, non ci sono mai nella loro città, nei loro luoghi di origine. E quindi ho pensato che nei momenti liberi facesse piacere tornare nel loro paese, nella loro città, dove poi trovavano gli affetti. Quindi mi serviva un paese, un luogo che non fosse una città, una metropoli dove magari tutti noi, insomma, che abitiamo in città un po' ci perdiamo. Ho detto, ma stiamo a Vigliano, è un paese, molto, era il paese di mia suocera, dove mi sopportano, e la dottoressa mi sopportano ormai da quasi 40 anni, per cui dico, ho detto questo è perfetto questa location, e poi no, appunto vivendoci nel fine settimana, nei momenti liberi, conoscevo un po' anche gli umori, insomma, di un paese, di una cittadina che non fosse la metropoli dove noi siamo abituati a vivere. Della sovrana potenza dei suoi quattro motori Rolls Royce di ultima generazione. La mano sicura di Fabio Fantoni, il suo comandante, agiva delicatamente sulla cloche, accompagnandolo nella lenta discesa. In quella piccola finestra davanti ai loro occhi, Fantoni, insieme ai suoi due ufficiali in seconda, ammirava l'immenso cielo azzurro in parte ancora illuminato dal sole, che da lì a poco sarebbe andato a dare il buongiorno dall'altra parte del mondo, mentre la notte si preparava a prenderne il posto. Sotto di loro, la striscia di asfalto dell'aeroporto parigino Charles de Gaulle attendeva il posarsi di quella macchina di ferro e muscoli proveniente dalla città eterna.